Vai. Applauso. Applauso. Allora, siamo a Rocca Bernarda e parliamo con il sindaco Enzo Pugliese su questa grande bella opera che è stata così messa alla luce, insomma, andando incontro a quella che è la cultura, ecco, argomento molto importante. Certo, questa è un'opera che abbiamo realizzato da poco e che stasera inauguriamo con grande piacere e anche un po' di orgoglio, un pizzico di orgoglio se mi posso permettere, perché è un'opera sulla quale ci abbiamo creduto sin dall'inizio, e vederla stasera nel suo splendore mi riempie, insomma, il cuore pieno di gioia. Un'opera, dicevo, che abbiamo voluto con l'amministrazione precedente e raccogliamo oggi i frutti di 3 anni di lavoro intenso che abbiamo sostenuto come sindaco, ma anche come tutti gli assessori che erano con me nella precedente giunta, e oggi finalmente la inauguriamo. E la inauguriamo con una tragedia greca del liceo classico di Santa Severina, col quale abbiamo stretto ormai dei rapporti molto proficui. Il primo segnale si vede appunto stasera con questa rappresentazione. E comunque in generale un'opera che è volta a valorizzare il centro storico di Rocca Bernarda, un centro storico che secondo me ha ancora bisogno di alcuni interventi, ma che si presenta già così com'è molto bene per la cittadinanza e per chi volesse venirlo a visitare, perché abbiamo un centro storico che secondo me è molto 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 bello. E dicevo, questa struttura nasce comunque all'insegna appunto della cultura di Rocca Bernarda, ma non solo, del territorio intero, perché penso che grazie alla cultura che i nostri territori possono avere uno slancio, possono avere uno sviluppo, possono avere insomma un passo in più rispetto a quello che è semplicemente invece andare a investire sull'imprenditoria pura e semplice. Penso che la cultura sia invece un'attività sulla quale ogni amministrazione debba investire e debba farlo in maniera responsabile e in maniera significativa, perché grazie appunto a tutta questa serie di eventi si coinvolge la cittadinanza, si coinvolge la gente, e quindi si crea anche uno spirito di socialità e di comunità che molto serve in queste piccole nostre realtà. Sindaco, diciamo che dove in questo momento poggiamo i piedi, prima c'erano case, è stato grande lo sforzo per dar seguito a tutto questo? Certo, certo, qua prima era tutto pieno di case vecchie, abitate fino a 20-30 anni fa, poi non più abitate, quindi qualcuna anche messa, diciamo così, ridotta a rudere, e comunque rappresentava però per i proprietari di queste case, quindi per le persone che avevano ereditato queste case dai propri genitori, un ricordo indelebile di quella che era stata la loro fanciullezza, la loro gioventù, quindi legate ai ricordi che questo luogo poteva evocare nelle loro coscienze, nel loro pensiero. Abbiamo avuto molte difficoltà a farci donare queste case, perché questo deve essere un punto chiaro, che i cittadini di Rocca Bernarda hanno donato al comune di Rocca Bernarda queste case, anche se qualcuno, come sempre avviene nelle nostre piccole comunità, io li chiamo i soliti noti, ormai è una frase che è famosa, giocava anche su queste cose, dicendo che il comune doveva pagarle, state attenti perché a quello lo pagano, a quell'altro non lo pagano, quindi cercando di creare problemi. Però grazie alla tenacia e alla forza di volontà, perché abbiamo creduto in questo progetto dal primo giorno, grazie all'impegno degli assessori precedenti, dei consiglieri comunali precedenti, siamo riusciti a convincere tutte queste persone a donare queste case, e oggi penso che la loro donazione, volta appunto secondo me a creare spirito di comunità, è materializzata in questa opera, quindi in quest'opera vive poi quello che era il ricordo, ecco, del passato. Per cui diciamo che il sindaco Enzo Pugliese ci assicura che nessuno è stato sfrattato da queste case. Nessuno è stato sfrattato da queste case. Ok, grazie. Grazie a voi della vostra presenza, come sempre gentilissimi, grazie. Ismene, dolce sorella, tu credevi che il destino di Dico avrebbe risparmiato almeno noi? No, non c'è dolore rovina, non c'è vergogna di sonore che non abbia riconosciuto le mie, né tuoi, ma. E ora, cos'è mai questo editto che il generale, a quanto dicono, ha proclamato l'ora per tutta la città.
Allora, chiediamo al dirigente scolastico Nicola Locanto, ecco, preside, insomma, che sapore ha avuto questa tragedia in questo contesto, diciamo, di questo anfiteatro nuovo appena inaugurato? Una tragedia che si trasforma in gioia perché soddisfa quello che è l'aspettativa più intima di un dirigente scolastico e di un cittadino di Rocca Bernarda. Quindi io ho fatto sposare le due cose stasera, la scuola e la mia città che è appunto Rocca Bernarda. La tragedia che si tramuta in gioia perché dà soddisfazione a me e ai miei concittadini e soprattutto al liceo che dirige. Lente mareggiate, e ora sono io che detengo il trono e il potere assoluto. In conformità con questo potere è l'editto che io ora proclamo riguardo ai figli di Dio. E Teocle, che è morto combattendo per la nostra città, sia calato in un sepolcro e riceva tutti gli onori che sono concessi agli eroi. Allora, abbiamo Ippolito che è come dire, il protagonista principale di questa opera. Abbiamo visto una certa verve da parte tua. Ecco, diciamo che fai sempre così quando reciti. Ma diciamo che è una passione per cui non mi esce dal cuore, dal più profondo del cuore. Quindi non, di mio non c'è nulla, nel senso che mi metto lì e recito e basta, non penso a nulla in quel momento. E cerco anche attraverso la tragedia, perché la tragedia è catarsi, così come dicevano, come dice la teoria, la tragedia è catarsi, deve provocare catarsi, quindi mi medesimo anch'io, no? In questo processo. Ippolito, ascolta, ecco, recitare in questo anfiteatro nuovo, ecco, qua a Rocca Bernarda, che emozione ti ha dato? È particolare perché mi ha ricordato molto l'anno scorso, siamo stati con il liceo, abbiamo partecipato ad un concorso ad Altomonte, abbiamo vinto peraltro il terzo posto e più o meno diciamo, lo spazio era simile. E quindi mi ha dato un'emozione, mi ha suggerito un'emozione particolare, anche perché di solito siamo abituati ad esibirci su palchi che non hanno questa dimensione. Quindi uno spazio così che ricorda diciamo, anche la struttura greca mi ha fatto molto piacere ed è molto suggestivo. Cool.